Bentrovati amici di Gamer Arevo, oggi l'avete letto nel titolo, siamo in compagnia del router RT2600AC che Synology ha presentato la scorsa settimana al CES di Las Vegas. Da oggi però parte la commercializzazione in tutta Italia e noi di Gamer Arevo per fortuna abbiamo avuto l'onore di testarlo per primi e dirvi quali sono state le nostre impressioni. Incominciamo! Partiamo innanzitutto con un veloce unboxing. Synology opta per uno scatolo in cartone riciclato piuttosto pulito sui vari lati. All'interno lo spazio è suddiviso in due alloggiamenti. In uno troviamo il nostro router con al di sotto le quattro antenne da montare ed una guida rapida all'installazione. Nell'altro ci sono ovviamente l'alimentatore ed un cavo Ethernet per collegarlo ad un modem. Manca purtroppo un cavo Ethernet aggiuntivo in dotazione per collegarci via cavo al router stesso con il nostro PC. Il design riprende le forme del predecessore RT1900AC, ma si adatta per ospitare un'antenna in più. La parte frontale è spiovente verso il basso ed ospita i vari LED di funzionamento. C'è posto però per un comodo ingresso per una memoria SD. A destra invece, incastonati in maniera quasi invisibile, ci sono i due tasti Wi-Fi e VPS per collegarsi rapidamente al router senza dover scrivere la password. Sul lato opposto poi un ingresso USB 3.0 affiancato, e questo è un vero tocco di stile, dal tasto Eject per la famosa rimozione sicura dell'hardware, che non credo snobberemo più dopo averci collegato un costoso hard disk. Infine la parte posteriore ospita tasto d'accensione, reset, le varie porte Ethernet Gigabit One e ancora una porta USB, stavolta 2.0, per espandere ancora di più le funzionalità NAS di questo router. Ma Synology fa passi avanti soprattutto per la tecnologia Wi-Fi AC, non solo aumentando la banda a disposizione, ma anche gestendola in maniera più intelligente a seconda dei device che sono collegati e come la stanno utilizzando al momento. Si passa quindi dal suo predecessore, l'RT1900AC, che aveva a disposizione 600 megabit per secondo nella banda 2.4 GHz contro gli 800 di ora, e si passa invece da 1.3 gigabit per secondo nella banda 5 GHz fino a 1 gigabit 730 nel nostro RT2600AC. Ma come detto, non è soltanto la banda ad aumentare, anche la sua gestione. Ciò è stato possibile anche grazie all'uso della tecnologia MU-MIMO, che stavolta è stata supportata da ben 4 antenne differenti. Sostanzialmente questa tecnologia permette al router di scambiare dati, ricezione e trasmissione con più device simultaneamente. Ciò consente al router di utilizzare tutta la sua banda a disposizione e quindi velocizzare le operazioni dei device che sono connessi ad esso. A questo si aggiunge uno switch intelligente delle due bande 2.4 e 5 GHz. In pratica, scandendo le reti Wi-Fi di casa vostra, troverete soltanto una rete al quale collegarvi. Sarà poi il router a decidere in maniera intelligente se collegarvi alla 2.4 o alla 5 GHz, a seconda soprattutto della distanza dalla quale vi troverete dal modem. Infatti, superato un certo range, la 5 GHz, la banda 5 GHz, che è prettamente più veloce, verrà sganciata, perché questo tipo di rete è molto più efficiente in un range ristretto al modem e verrete agganciati immediatamente alla 2.4 GHz senza nemmeno accorgervene. Parlando invece di software gestionale, Synology ci dà a disposizione un vero e proprio sistema operativo con tanto di desktop chiamato SRT, da dove potremo gestire praticamente ogni aspetto relativo alle connessioni wireless, le connessioni cablate, reti ospite, ma anche sicurezza e quindi parental control, firewall e tanto altro ancora. Un altro aspetto chiave poi sono le funzionalità NAS. L'RT2600AC conta ben 3 porte per collegare dispositivi di archiviazione che vengono automaticamente condivisi con tutti gli utenti di rete. Foto, video e audio vengono streamati senza particolari problemi o impuntamenti, anche se ovviamente dipende molto dalla vostra velocità di connessione. Parliamo infine dell'applicazione. DS Router è disponibile per Android ed iOS ed include numerose funzionalità per gestire e monitorare gli aspetti più importanti del router. È inoltre possibile individuare dispositivi connessi alla rete, sia tramite wireless che via cavo,
ed assegnare loro una maggiore o minore priorità nell'utilizzo della banda a disposizione. Si vede poi chiaramente il funzionamento dello switch Wi-Fi, che può essere disabilitato. Qui il mio smartphone è collegato alla banda 5 GHz e dopo essermi allontanato abbastanza da non avere più una buona connessione, vengo automaticamente switchato alla banda 2.4 GHz. Insomma, un'applicazione esteticamente piacevole e, finalmente posso dirlo, ben realizzata, senza bug o problemi di compatibilità. Il prezzo del router non è stato ancora ufficializzato, lo sarà tra pochissimo, tra poche ore, però è già in commercio in molti altri paesi, dove al cambio con l'euro staremo parlando di circa 270 euro. Un po' tanto per chi ne dovrebbe fare un utilizzo domestico, mentre sarebbe, ecco, un affare per chi ne dovrebbe fare un utilizzo più professionale, quindi in un ufficio, magari come access point per far connettere più device alla stessa rete, o comunque in casa mia, dove c'è mia sorella sempre attaccata su Netflix, mio fratello sempre a giocare online e io che ho sempre qualcosa da scaricare. A parte gli scherzi, in descrizione del video trovate il link per la recensione, che è molto più dettagliata e ricca di test che abbiamo eseguito su questo router. Noi ragazzi ci becchiamo alla prossima review. Ciao!